con il consigliere comunale di Bacoli Antonio Carannante, nonché membro dell'associazione Free Bacoli, che da 6 anni è impegnata nel cercare di sensibilizzare i cittadini di Bacoli verso una migliore raccolta differenziata, che ha raggiunto risultati eccezionali, però soprattutto migliorarne la qualità. E ospitando qui al convegno che si è tenuto alla Sala Ostrichina, Paul Connett, con la sua strategia dei 10 step per arrivare al rifiuti zero, è sicuramente un passo importante. Sì, ringrazio soprattutto l'associazione Motus che ci ha onorato con la presenza di Paul Connett. E il nostro passo come amministrazione è quello di passare appunto da una raccolta di quantità ad una raccolta di qualità. In passato è stato promesso che la raccolta differenziata avrebbe diminuito la tari, non è stato così e quindi noi abbiamo questa grande sfida di migliorare la raccolta differenziata e non solo di puntare alla strategia rifiuti zero. È possibile, si è fatto in tante altre realtà e Bacoli non è da meno a nessun comune virtuoso d'Italia. Antonio, il Mister Cornet ha lanciato un'iniziativa che noi come comune dobbiamo cogliere, che è quella di andare nelle scuole della città di Bacoli per divulgare appunto la strategia per arrivare al 2020 rifiuti zero. Sì, infatti ha lanciato questa sfida di creare un centro di ricerca con il liceo e le università affinché si punti sempre di più alla riduzione dei rifiuti. Io come consigliere con la delega al liceo scientifico e all'università avrò anche questo onere e onore di far andare avanti questa iniziativa.